Bella Vapers, benvenuti in questo nuovo video. Un abbraccio grande da Fabric Cloud, come al solito. E niente, oggi volevo parlare e diciamo fare anche una video recensione sul Goon clone e sul Bane clone. In questo video vedremo anche come rigenerare in modo semplificato un Goon, facendo un'esistenza molto semplice ma abbastanza performante, anche per i novizi, diciamo, senza creare coil molto estreme. E niente, vedremo anche, diciamo, la differenza fra un originale e un clone, parlando del Goon, perché purtroppo non possiedo un Bane originale, e vedremo un po' le caratteristiche che lo contraddistingue dagli altri Atom. In questo caso, una resistenza che ho fatto su questo Goon è una doppia coil fatta con 21 gauge, sono 5 sfide per parte su sezione da 3 e abbiamo un 0,10 ohm abbastanza performante, senza che stiamo troppo in modalità estrema. In questo caso avremo un'ottima spinta. E tutto qui, ragazzi. Andiamo a vedere il Goon e andiamo a rigenerarlo. A dopo. Siamo ritornati, adesso andiamo a vedere più da vicino il Goon e vediamo anche, diciamo, la differenza fra questo clone qui e l'originale. Vi faccio vedere l'originale, sempre dello stesso materiale, però naturalmente potete notare la differenza già del rame, perché questo qui è vero che è rame, però secondo me i nostri amici cinesi gli fanno una sorta di trattamento, quindi difficilmente diventerà di questo colore. Calcolate che questo è stato lucidato ieri e già anche senza, diciamo, usarlo è già diventato di questo colore. Purtroppo il rame ha questo problema. Vediamo un po' la parte di sopra e potete notare che naturalmente la parte dove c'è scritto 528 Custom, che è la ditta che lo produce, è più grande, a differenza del clone che è leggermente più piccolo, quindi la ghiera dove c'è scritto, dove c'è l'incisione, è leggermente più piccola nel clone. Quindi questa già è una differenza che potete notare. Poi l'altra differenza la troviamo nel disegno, vediamo se riusciamo a farvelo vedere. Un attimo che qui è stato montato al contrario. Vabbè, comunque il clone presenta, diciamo, una piramide leggermente più corta, a differenza dell'originale che è leggermente più lunga, con il simbolo 528 leggermente più grande a differenza del clone. Quindi diciamo che tutto sommato le differenze sono abbastanza, diciamo, abbastanza alte, però sono cose che difficilmente riusciamo a vedere ad occhio nudo se non stiamo attenti. I fori dell'aria sono pressoché uguali, anche se c'è una lieve differenza, ma siamo lì. Vediamo la parte di sotto, un attimo che lo smontiamo dalla base. Abbiamo sempre le classiche viti per mantenere il negativo. E poi abbiamo la scritta. Nel clone naturalmente non abbiamo il seriale, invece nell'originale sì. Ecco qui. Comunque ragazzi, sono due prodotti che vanno, diciamo, vanno alla pari come prestazioni, perché poi lì c'è solo la nostra bravura nel rigenerare. Per i materiali, ripeto,
Se non volete avere sbattimenti, questo rame qui difficilmente si opacizza come fa il rame originale. Va bene, comunque andiamo a vedere adesso la rigenerazione di questo Gun. Vediamo anche la confezione. Questa qui è la confezione in cui ci sarà il nostro Gun con all'interno la bustina con tutti gli O-ring, cacciaviti, eccetera, eccetera. E in più troveremo, in questo caso c'è un pin normale, ma nella confezione verrà dato il pin BF, perché questa qui era una combo che ho comprato da un sito, e quindi insieme ci davano anche il pin BF che ho montato su un altro Gun che uso solo in BF, quindi all'interno c'è quello non BF. Va bene, andiamo a vedere l'interno. Vi faccio vedere anche l'interno, anche se nell'originale c'è già la resistenza, ma forse si potrà vedere la differenza. Allora, nel clone abbiamo delle viti leggermente più piccole, si vedono, non c'è nulla da fare. Invece nell'originale comunque le viti sono più grosse. Le piastre sono uguali, diciamo come spessore siamo lì, come spessore di piastre siamo allo stesso livello, però naturalmente abbiamo delle viti molto più solide nell'originale. Questa qui è la configurazione che adesso monterò dentro qui e vi farò vedere anche come rigenerarlo diciamo nel modo più semplice possibile, perché questa qui comunque come prestazioni diciamo c'è. Allora, come filo e come ovatta? Come ovatta useremo questo qui, il Kendo Vape Cotton, il Gold Edition, che trovo veramente ottimo. E useremo il Nembo Wire 21 gauge, sono 3 metri. 21 gauge che equivale quasi a uno 0,70, quindi per chi non vuole avere sbattimenti di gauge, 0,70 va più che bene. Come punta useremo un 3 mm. Non so, un 3 mm. E faremo 5 spire. Usiamo il coil jig perché ci sembrerà tutto più facile. Prendiamo la nostra tronchese. Ok, prendiamo il nostro filo. Calcolate sempre per non sprecare molto filo. Prendete, diciamo, il filo con un dito e portatelo fino alla fine della mano, così calcolate quasi, diciamo, una resistenza. Quindi dito, fine della mano, così abbiamo, non consumiamo molto filo. Questa è una cosa che trovo molto comoda. Quindi abbiamo il primo lembo e il secondo lembo di filo. Ottimo filo, il lembo veramente veramente ottimo. Facciamo 5 spire. Quattro e 5. Ok. Sistemiamo l'altra parte in questo modo qui. Tagliamo leggermente, tagliamo l'altra parte. Così, scusate, ma non è facilissimo riuscire a riprendere mentre si fa una resistenza. Ok, qui. Cerchiamo di sistemare meglio i capi del filo. Ok, la prima è pronta. Facciamo la seconda. Ok,
E abbiamo le nostre due coil molto 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 semplici. Ok, allora adesso arriva, diciamo, la parte un po' più complessa. Complessa perché, avendo queste piastre, dobbiamo riuscire a tenere i due coil in modo tale da essere nella stessa misura, nella stessa lunghezza. Quindi dobbiamo cercare, inseriamo la prima così al centro delle viti, così inseriamo anche la seconda, sempre tenendolo al centro delle viti. Un attimo solo. Ok. A posto. Dopo che abbiamo tenuto, naturalmente poi con un dito ci aiutiamo a fare pressione su un capo, così riusciamo a tenere ferme le due coil in questo modo qui. È normale che all'inizio vi sembreranno un po' storte, però è normalissimo, poi ce le sistemiamo dopo. Ok, manteniamo così e iniziamo a stringere. Stringiamo delicatamente sia da una parte che dall'altra e poi andiamo a serrarle completamente. Ok, adesso perfetto. Ok, e finiamo di stringere. Ok, adesso abbiamo le estremità che dobbiamo andare a togliere. Mi raccomando, cercando sempre di non lasciare nessunissima parte a contatto con le nostre resistenze. Ok, ci siamo. Dopo aver fatto questo qui, che alla fine è la parte più complessa della nostra resistenza, la andiamo a sistemare. La sistemiamo in questo modo qui. Prendiamo la punta, spingiamo in questo modo qui. Allora un attimo che vediamo se riusciamo. Ok. Prima di andare a mettere l'ovatta e di serrare il tutto, andate sempre a dare una controllatina alle viti. Cerchiamo di tenerle più centrali possibile alle due torri, positivo e negativo. Ci aiutiamo in questo caso con il dito, quindi cerchiamo di spingere più al centro possibile. La tiriamo un po' verso di noi, così, in questo modo qui. Alziamo un po'. Ok, ragazzi, ci siamo. Allora, calcolate sempre quando inserite il cap che sia in direzione dei fuori aria. In questo caso ci siamo alla grande. Basta che manteniamo la coil su questa linea qui. Quindi l'abbiamo fatta abbastanza precisa. Diamo sempre l'ultima controllata alle viti, ancora nel sistemare abbiamo leggermente allentato le viti. Ok,
In questo caso ci legge 0.0607, ma dobbiamo ancora andarle a settare. Ma a fine rodaggio abbiamo sicuramente ottenuto un 0.10, almeno quella è la resistenza che ci siamo stabiliti dall'inizio. Andiamo a settare. Prendiamo i nostri punti di ceramica. Ok ragazzi, perfetto. Le spile si accendono tutte in modo contemporaneamente e ci siamo. Vediamo se abbiamo raggiunto lo 0,10. Ok. 0,10, 0,11, ci siamo. Adesso andiamo a mettere l'ovatta. Prendiamo il nostro bel candle. Questo ciuffo può bastare, lo dividiamo in due pezzi e facciamo questa procedura. Lo allarghiamo tutto, facciamo tipo un procedimento così per cercare di tenerlo più vaporoso possibile. Lo schiacciamo un po', prendiamo una parte e facciamo una punta così e lo inseriamo. Mentre lo mettiamo, lo rulliamo leggermente. Ok. E dopo facciamo così. Ci siamo. Prendiamo quest'altra parte qui, facciamo lo stesso procedimento, allarghiamo un po'. Ok, mettiamo questa parte sopra se vogliamo raggiungere un po' più di spessore. Così il liquido verrà assorbito in modo perfetto. Ok, facciamo sempre questo gioco della tiro alla fune. Ok, ci siamo e tagliamo le estremità. Ok ragazzi, togliamo al massimo un pochettino l'eccesso, facciamo così. Questa qui è, diciamo, forse la procedura che deve essere seguita meglio, perché l'ovatta è una cosa molto importante in un atom da dripping, molto. Sistemiamo l'ovatta così, tenendola più vaporosa possibile, non andiamo sempre a spingere con forza, cerchiamo di metterla dentro in modo più delicato possibile. Facciamo sempre aria sotto la coil, lasciamo l'aria, che è importante. Ok. E ci siamo, ragazzi, abbiamo finito. Abbiamo una coil semplice ma davvero davvero funzionale. Sicuramente all'inizio, per chi
Alle prime armi sarà sempre complesso, per me naturalmente mi risulta facile, infatti non è mai, per me a volte basta veramente poco, diciamo. Ok ragazzi, ora metteremo un po' di liquido, scusate che lo vado a prendere, che me lo sono dimenticato. Iniziamo a fare il rodaggio della coil bagnando e attivando. Facciamo questa procedura per un bel po' di volte, così l'ovatta inizierà a rodarsi per bene. Infatti, diciamo, la caratteristica di questa ovatta è che all'inizio sembra come se non assorbe, è come se il liquido gli scivola sopra. Ma è una cosa abbastanza normale, è proprio il tipo di capillarità di questa ovatta qui. Quindi, facendo questa procedura, l'ovatta inizia ad assorbire in modo perfetto. Bagniamo un po' le estremità, così. Perfetto, diamo un'ultima sistemata alla ovatta. Ok ragazzi, ci siamo. Chiudiamo il tutto e proviamo. Come fori, io lascerò solo due fori per parte, perché tre, per il mio modo di svapare, risulta molto arioso. Sicuramente. Poi è una questione di gusti. Mettiamo sempre in direzione della coil e andiamo a provare sul nostro Bane clone. Ok, proviamo la reattività. Quindi ragazzi, ci siamo alla grandissima. Ok, Vapers, ci vediamo fra poco, facciamo l'ultimo test e prova di svapo e considerazioni finali e poi ci salutiamo. Siamo ritornati, andiamo a vedere più da vicino e facciamo anche il test di spinta e le considerazioni finali su questo clone. A mio avviso, un ottimo clone, fatto molto bene. Le differenze sono, diciamo, sugli engraving, sono sui, diciamo, sui disegni, ma ci siamo. Come clone va molto bene, settato bene. In questo caso il setup che abbiamo fatto è un setup che userete per un cloud chasing non molto estremo. Stiamo sui 0.10, quindi tutto sommato stiamo in sicurezza. Dovete stare sempre attenti a, diciamo, settarlo in modo giusto. In questo caso io l'ho settato su un meccanico, ma volendo si può settare anche su una box che regge comunque wattaggi bassi, perché come avete visto, quando noi andiamo a fare la coil leggerà sempre resistenze più basse, ma è normale fino a quando noi andiamo a settare e poi ci raggiunge 0.10 e stiamo, diciamo, in sicurezza. Mi raccomando sempre di tagliare bene i lembi per non fare contatto con qualcosa, quindi cercate sempre di usare la massima, diciamo, precisione nel taglio e nelle varie, diciamo, nelle varie zone della rigenerazione. In questo caso faremo un test con due fori aperti per parte, poi ne faremo con tre aperti, vediamo un po' come va. Allora, flavor altissimo, grazie anche comunque al Kendo che è un ottimo watt, veramente ottimo. Il filo Nembo alla fine va benissimo, ma se userete anche uno 070 acciaio 316 va bene lo stesso. Così abbiamo una produzione di vapore alta, ma non altissima, con un leggero hit in più e anche la resa aromatica sarà leggermente più elevata con due fori per parte.
Apriamo anche il terzo, quindi facciamo 3 fori per parte. Drippiamo un po', se no ci ammazziamo. Faccio vedere la sua spinta. Abbiamo comunque un'ottima spinta. Test. In questo caso aumenteremo di molto la produzione di vapore, anche se sarà leggermente meno compatta, sarà più vaporosa come resa di vapore. La resa aromatica c'è, sentiremo leggermente l'hit, ma è normale quando noi andiamo a tenere i fori tutti aperti. Parliamo anche un po' del Bane, questo è un Bane clone, sempre preso da My Cigarette, è stato completamente, diciamo, preso da My Cigarette, sia Goon che diciamo, Bane. Purtroppo io l'ho paragonato con l'originale perché l'ho provato. Abbiamo una differenza sia in lunghezza che in diametro, questo risulta leggermente più lungo e più largo, però per il resto, per quanto riguarda l'estetica, ci siamo. Ha un bel peso, è un bel mattone. Il tasto è fatto molto bene, tutto sommato non è ballerino, va abbastanza bene. Altra piccola differenza dell'Atom con l'originale è l'attacco 510, che poi non è un attacco 510 ma è un attacco ciuff. In questo caso sarà leggermente più stretto, quindi questi drip tip così che si possono trovare sia sui vari siti oppure sui siti cinesi, qui farà leggermente più fatica ad entrare, qui andrà in modo più semplice. Non vi ho parlato del drip tip che viene venduto sia con il clone che con l'originale, che è praticamente un drip tip che troverete anche nel Griffin, molto molto semplice, nero. Quindi, diciamo, io vi consiglio sempre di mettere questi drip tip che, oltre che sono molto belli esteticamente, sono leggermente più larghi, quindi produrrà anche più vapore. E niente, Vapers, che dirvi? Vi consiglio molto questo Watt perché vi restituisce veramente un'ottima resa aromatica, oltre alla sua produzione di vapore che è dovuto anche dall'ovatta, a volte il tipo che usiamo, che ci aiuta a non steccare subito, eccetera. Il Nembo Wire è un ottimo filo, tutto sommato lo si conosce, va molto bene, molto reattivo, però se avete un acciaio 316L070 usate quello, stiamo lì come ohm e anche come prestazioni. Tutto qui, Vapers, vi saluto, spero vi sia piaciuto, ho cercato di farvi vedere nel massimo che potevo come rigenerare un goon in modo molto semplice, poi come iniziate a prendere la mano potete usare delle Clapton, dei Flapton, quello che volete. Bella Vapers, ci sentiamo alla prossima, grazie per essere sempre attivi sul mio profilo YouTube, grazie per essere arrivati a 1000 iscritti, spero che in un futuro riusciamo a essere sempre di più, così riuscirò anche a farvi vedere più prodotti. È tutto qui, un abbraccio, un bacio a tutti, ciao ciao!